Ne raccogliamo pertanto qui nell'emiciclo il signor Tommaso Lotti, che viene accompagnato dal signore Lomidenti di Daniele, e si valuterà in chiusura di discussione quale dei due valuterà di cui la decisione verrà data la comunicazione. Come sappiamo pertanto, le proposte di iniziativa popolare vengono illustrate e presentate da uno dei primi firmatari, in questo caso la persona che dice presente, anche 10 minuti, e quindi diamo la parola per la illustrazione della mozione. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti. Vorrei per partire ringraziare la presidentessa Caselli e i capigruppo che ci hanno permesso di discutere oggi pomeriggio le mozioni che abbiamo presentato. Abbiamo raccolto le firme all'inizio di settembre e ottobre. Direi che sapete tutti perché siamo qui, noi come comitato, come bene comune, siamo molto soddisfatti e molto contenti di poter discutere insieme a voi di queste tematiche, perché come diciamo da tempo l'acqua deve essere un bene su cui decidano tutti i cittadini. Questo è il significato delle nostre mozioni di iniziativa popolare, ovvero abbiamo raccolto oltre 1500 firme perché possano i cittadini stessi essere rappresentati in Consiglio Comunale. Prima di iniziare il mio intervento, io volevo farvi vedere che abbiamo portato questa bottiglia che è stata regalata dall'ex direttore della Prenotto di Grenoble, il quale insieme all'assessore dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, penso potesse dare un grande contributo alla discussione. Speriamo di poterlo avere in futuro con lui un confronto e di poter contare sulla sua adesione. Proprio perché se a Reggio Emilia si riapre un discorso sulla ripubblicizzazione dell'acqua, potrebbe essere un grande esempio per tutta Italia. Un esempio che in molte città ci stanno a vedere, ci stanno osservando, stanno aspettando di sapere cosa succederà qui a Reggio Emilia, perché viene visto come un ottimo tavolo di prova, un ottimo esperimento da poter cominciare. Ed è quello che proprio noi siamo a chiedere oggi al Consiglio Comunale. Un esperimento che appunto deve partire dalla ripubblicizzazione del servizio idrico. Quello che noi di fatto chiediamo è partiamo dalla scadenza dell'affidamento di gestione di IREN alla gestione del servizio idrico, per avviare un processo virtuoso di partecipazione e di apertura al pubblico, al controllo totalmente pubblico della gestione dell'acqua nella nostra città. Quello che ci viene chiesto appunto è di dare quello che diamo a voi, il Consiglio Comunale, è quello di dare il là a quello che potrebbero essere le decisioni di tutti i comuni della provincia di Reggio Emilia. Riaprire il tavolo sulle ripubblicizzazioni dell'acqua a Reggio è un atto coraggioso che vi chiediamo, un atto di responsabilità e soprattutto un atto di ascolto a quello che è la volontà dei cittadini. 260.000 persone che hanno votato in referendum, abbiamo raccolto oltre 20.000 firme in questi anni di attività come comitato, penso non siano poco, siano un segnale molto forte di quello che la città ti sta chiedendo. E quello che noi chiediamo appunto è che si possa aprire un confronto molto onesto e molto aperto su questa questione. Noi siamo per la gestione del servizio idrico nella nostra città interamente pubblico e con le maggiori garanzie per il controllo pubblico e la partecipazione dei cittadini. Grazie. Per questo quello che noi proponiamo, ma non solo noi, lo proponiamo come Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, il quale ha prodotto immediatamente dopo il referendum del 12 e 13 giugno un bellissimo documento dal titolo Per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato dopo il referendum, che se possibile faremo circolare anche a voi consiglieri, in cui si danno un po' alcune linee generali guardando al futuro di quale può essere la gestione del servizio idrico. Nella nota che oggi è stata pubblicata sul sito del municipio, la nota del nostro sindaco Del Rio, vengono fatte delle affermazioni da cui noi direi possiamo assolutamente dissociarci. Noi non siamo quelli per l'acqua gratis, noi non siamo quelli per i carrozzoni pubblici, noi non siamo quelli per creare società che non funzionano. Noi siamo quelli qui oggi in quest'aula a chiedervi di guardare al futuro della città, di fare una scelta che sia di progresso, di miglioramento,
guardiamo quali sono le condizioni che abbiamo in campo in Italia e guardiamo a cosa possiamo fare, guardando agli esempi positivi. È verissimo che Reggio Emilia è uno degli esempi in Italia come gestione, è verissimo che abbiamo le perdite entro molto basse, è verissimo che abbiamo tariffe abbastanza basse. Noi vogliamo guardare a esempi migliori, vogliamo guardare a Parigi, vogliamo guardare a Grenoble, vogliamo guardare a quello che è successo a Napoli, la prima città in Italia, una settimana dopo il referendum, a decidere per la totale ripubblicizzazione del servizio idrico. Vogliamo proporvi di fare un percorso che ci porti a una nuova gestione, un nuovo modello che con coraggio dobbiamo creare insieme. E questo, secondo noi, è il modello di gestione che si può ottenere con l'azienda speciale. L'azienda speciale è un'azienda, un ente di diritto interamente pubblico. Qual è la principale e enorme differenza che ci balza subito all'occhio guardando quello che può essere la gestione in house di una SPA con capitale 100% pubblico e un'azienda speciale? Semplicemente che l'azienda speciale è un ente di diritto pubblico, mentre una SPA è un ente di diritto privato. Ci sono sentenze della Corte di Cassazione, anche queste saranno documenti che noi avremo disponibili, se vi interessano, che ci dicono appunto che una SPA quotata in borsa con capitale 100% pubblico è un ente di diritto privato. Quindi è un ente a cui capo c'è un consiglio di amministrazione. Sono direttamente i sindaci e quindi direttamente i cittadini. Non vi sono predisposte organi di partecipazione diretta. Quello che noi vogliamo proporre e vi chiediamo con questa mozione sull'affidamento, non sto a leggervi il testo perché sicuramente penso che l'abbiate ricevuto tutti e possiate vedere quello che, quali sono nei dettagli della nostra proposta, è quello appunto di scegliere per un'azienda speciale. Un'azienda speciale perché, per quello che vi dicevo, un ente di diritto interamente pubblico, un ente che ci può, appunto, che lo stesso ANCI, con un documento redatto immediatamente dopo la vittoria del referendum, ha detto che con l'abolizione del decreto Ronchi, quindi del decreto 23, si riapriva la possibilità di un affidamento alle aziende speciali, perché come vero e unico soggetto giuridico capace di tutelare un bene comune qual è l'acqua. Questo perché appunto è un ente in cui i cittadini possono essere rappresentati interamente, un ente autonomo rispetto al comune, quindi rispetto al governo del comune, quindi rispetto anche alle maggioranze. Non è sempre detto che il comune di Reggio Emilia sarà governato dall'attuale maggioranza, quindi metterebbe a riparo anche il futuro dell'acqua a Reggio Emilia per i prossimi anni, da quelle che potrebbero essere le normali vicende politiche della città. Quindi un ente che possa tutelare la risorsa acqua come bene comune. E a noi preme particolarmente spingere verso questa soluzione principalmente per due caratteristiche. Per la possibilità di partecipazione, perché appunto si possono creare organismi di controllo, si possono creare regole di trasparenza. Essendo un ente di diritto pubblico vale la legge 241 del 90, per cui vi è l'obbligo di informazioni, di accesso alle informazioni da parte dei cittadini, quindi una pubblicità delle informazioni. Vi ricordo che il contrario di pubblico non è privato, il contrario di pubblico è segreto. È difficile per un cittadino adesso arrivare in possesso delle informazioni di IRE e SPA. Con un'azienda di totale diritto pubblico le leggi valgono, quindi devono essere rispettate, c'è la possibilità di accedere a tutti gli altri. Inoltre potremmo invocare la legge Brunetta, ovvero quella che ci consentirebbe anche di sapere quanto vengono pagati i nostri dirigenti, i nostri direttori di questa possibile azienda pubblica. Ma soprattutto si potrebbero istituire assemblee di cittadini, assemblee di lavoratori, assemblee appunto preposte a controllare l'operato dentro l'azienda, quindi un controllo sociale che penso sia quanto mai necessario, vista la mobilitazione che è in atto da diversi anni in Italia su questo tema e visto le vicende, a volte anche giudiziarie, che vanno a colpire la nostra multitudine. Poi appunto, come secondo punto, e vado verso la conclusione, è quello anche di poter usare l'azienda speciale come mezzo per attraversare il difficile la difficile strettoia costituita dal patto di stabilità. Sappiamo benissimo, non ce lo vogliamo nascondere, perché questo è l'approccio che vogliamo avere con voi, un approccio onesto, coerente e trasparente di quelle che sono anche le difficoltà di questo processo di ripubblicizzazione. La questione degli investimenti è una questione cruciale.
con un'azienda speciale si potrebbero pensare strumenti di finanziamento anche di carattere popolare, con bond emessi dal comune per esempio, ma con tutta una serie di linee di credito che si potrebbero accedere e accendere al di fuori del patto di stabilità. Inoltre questo patto di stabilità, e qui volevo rivolgermi al sindaco Del Rio, ma lo faccio a tutti voi comunque, è una questione che non interessa solo noi cittadini, è una questione che interessa i comuni d'Italia. Il fatto che rappresenti una ghigliottina per la spesa pubblica, soprattutto nei servizi pubblici, è sotto gli occhi di tutti. Questo patto di stabilità per ora è bloccato, visto che il decreto che doveva uscire attuativo a ottobre non è mai stato fatto, penso sia il momento giusto, partendo sempre da Reggio Emilia con questa scelta, per riaprire una discussione anche a carattere nazionale, proprio nel nuovo Parlamento che si andrà a comporre nell'anno prossimo, su qual è effettivamente la scelta che vogliamo avere sul patto di stabilità, se continuare a strozzare i servizi pubblici o se trovare nuove forme di finanziamento. Concludo l'ultimo punto, se inoltre noi proponiamo anche un utilizzo dei fondi di Cassa Depositi e Prestiti, un ritorno a una finanza pubblica che pensiamo doveroso e possibile, non solo per salvare Alitalia o per investire nelle aziende private, ma per investire in quello che è il pubblico. Come diceva un noto politico italiano, non siamo per le grandi opere, ma siamo per tante grandi piccole opere, ovvero risanare gli acquedotti in Italia e favorire la gestione pubblica. Va bene, io direi che ho finito il mio intervento, con questo vi chiedo di votare quindi la nostra mozione, che vi chiede principalmente due cose: innanzitutto di impegnare il Comune di Reggio Emilia alla votazione che sarà questo venerdì, credo, il 21, nell'ex ATO, dove i sindaci dovranno esprimersi su una linea di indirizzo sulla gestione dell'acqua, quindi vi chiediamo di votare questa mozione per impegnare il Comune a esprimersi favorevolmente, e vi chiediamo di avviare insieme a noi un percorso che ci porti a un'azienda speciale. Un'azienda speciale perché, come vi ho detto prima, è l'unico strumento che noi riteniamo opportuno per gestire l'acqua, se la vogliamo intendere come bene comune. Bene, proseguiamo pertanto.